Innanzitutto due piccolissime annotazioni personali. Io sono più di 10 anni che vengo qua dentro e sto da quella parte, adesso trovarmi da questa parte mi mette un po' in agitazione. La seconda osservazione è che mentre tutti gli altri che mi hanno preceduto sono particolarmente competenti nel loro campo, io sono qui un po' per caso, nel senso che Alberto una volta mi ha incontrato, abbiamo parlato di questa possibilità di costruire una rete a partire da porte aperte sul web, gli ho detto che la cosa mi interessava, ci credevo, e così siamo andati avanti, siamo arrivati a questo punto qui. Però non mi prendo assolutamente nessun merito su questo progetto. Allora, la bozza di accordo è stata pubblicata già da credo, una quindicina di giorni su Wikispaces, quindi chi ha voluto vederla poteva vederla. Nel pomeriggio, quando ci sarà l'incontro specifico, la analizzeremo nel dettaglio. Adesso sicuramente non ci sarebbe il tempo e quindi vi dico solo pochissime cose. La prima domanda che penso che possa sorgere spontanea è: perché fare una rete? Non va bene questa cosa che io vedo davanti a me. La comunità di pratica di porte aperte, che tanto sta dando, ha dato nel passato, continua a dare, è arrivata a 1000 scuole, giusto? Circa. E quindi vuol dire che sta funzionando. C'è proprio bisogno di una rete? Allora, intanto il fatto che sia arrivata a queste dimensioni nazionali, non più prevalentemente regionali come era prima, già cambia un po' le carte in tavola, perché vuol dire che sono presenti dentro delle esigenze di tipo diverso, ma poi sempre più, secondo me, sarebbe bello che ci fosse una voce unitaria che avesse un peso, che questa comunità di pratica che ha tanti volti, tante teste, avesse però una voce unitaria, potesse parlare anche di fronte alle istituzioni e dire la sua. E in questo modo forse riuscirebbe a rispondere in modo più efficace alle esigenze delle scuole, perché avrebbe una organizzazione. Appunto, come dicevo, bisognerebbe farsi sentire. Noi, come forse sentiremo tra poco, alle scuole viene chiesto molto, alcuni dicono che viene chiesto troppo. Comunque molte scuole non sono sempre preparate alla risposta. Finora la risposta l'abbiamo trovata nella comunità, molte risposte abbiamo trovate nella comunità di pratica. Vorremmo darci un'organizzazione più solida per poter dare più risposte. Questo è quello che abbiamo fatto fino adesso, sempre. Aiutare le scuole nella costruzione del sito, nell'adeguare il sito alle norme, perché un conto è costruire un bel sito, un conto è mantenerlo adeguandolo man mano alle norme che escono di tempo in tempo. E poi non solo questo, anche la comunità di porte aperte è stata anche riflessione, non solo pura applicazione delle norme. Abbiamo discusso fra di noi per cercare di capire che cosa ci si aspettava da noi e che cosa era giusto dare, e quindi riflettere sui modi di comunicare sia all'interno delle scuole sia dalle scuole verso l'esterno mi sembra che sia una esigenza importante. Termino con un elenchino di parole chiave che ho preso dal preambolo del progetto di rete. La parola, scusatemi se sono un po' di aggettivi, un po' di sostantivi, come ex insegnante di italiano non ci faccio una bella figura, però li ho presi così come era. La prima parola è pubblico. Noi ci teniamo molto, io personalmente ci tengo molto che questa idea di pubblico sia portata avanti. Le scuole aderenti a porte aperte sono scuole pubbliche, almeno per la grandissima maggioranza. E questa idea di fare qualcosa che serva a tutti è fondamentale. La seconda parola è aperto, cioè noi vogliamo
dare qualcosa che sia disponibile a tutti, che non ci siano muri di nessun genere, che sia accessibile, questa parola è sempre stata un po' il cavallo di battaglia di Porta Aperte, a tutti, sia dal punto di vista del software sia dal punto di vista dell'hardware, che sia collaborativo, cioè deve essere possibile per tutti offrire anche il loro proprio pezzettino di collaborazione. Vi assicuro che se ci sono riuscito io a dare qualche piccolo contributo, vuol dire che tutti ci possono riuscire. Riuso, perché tutto quello che si fa deve essere riciclato, riproposto, ripreso, messo a disposizione di tutti. E infine, andato sopra, software libero, perché credo che sia giusto, ne abbiamo sentito parlare più volte questa mattina, però sarebbe incoerente con tutti gli altri aggettivi e sostantivi precedenti se non fosse questo l'obiettivo. Allora, in conclusione, oggi pomeriggio, quando ci troviamo, vorremmo riprendere quella bozza di accordo, vedere se i presenti concordano sulla bozza di accordo, contarci, vedere se ci sono delle scuole che sono intenzionate realmente ad aderire, e infine decidere che cosa fare nell'immediato. La bozza di accordo prevede che ci sia un primo momento costitutivo con un numero, immagino, abbastanza limitato di scuole, ma non troppo, e poi che tante altre scuole possono aderire. È anche previsto che la bozza di accordo, cioè l'accordo di rete, costituisca solo un primo scheletro di organizzazione, di regolamento. Il resto sia demandato a uno statuto che deve essere definito da tutte le scuole di rete. Io finisco.